Noi siamo nati per questo. Non possiamo pensare che questo paese diventi un paese dove l'alternativa è Grillo o la Meloni. Non consentiremo a nessuno di toccare l'universalismo e l'uguaglianza con la quale si accede alla sanità. Questo è il nostro modo di fare politica, questo è il nostro modo di esserci. E io mi rifiuto di vivere in un paese in cui un ministro può dire basta con i plurilaureati, nel paese che ha meno laureati d'Europa. Come Azione abbiamo detto sin dall'inizio della pandemia che il modo in cui il governo gestiva i pagamenti della cassa integrazione che fosse in deroga al normale non avrebbe funzionato. Abbiamo fatto una proposta, ma il governo non ci ha ascoltato. Abbiamo dunque definito 10 parametri per garantire ai cittadini di poter riaprire tutto in sicurezza. Ci sono 22.000 ragazzi laureati in medicina che chiedono di accedere alla professione medica. Servono le borse di specializzazione. In Italia ci sono pochi asili nido. Infatti solo un bambino su 4 frequenta l'asilo nido, la metà rispetto alla Francia. Le disuguaglianze economiche e sociali che separano gli uomini dalle donne dipendono da un'unica grande disuguaglianza, quella di genere. Oggi in Italia oltre 2 milioni di giovani tra i 16 e i 24 anni non studiano, non lavorano, non frequentano corsi di formazione. Per noi, per me e per Azione, si possono fare proposte, si possono fare critiche solo se si ha il dato di realtà. Cosa vuol dire merito? Vuol dire, per esempio, una premialità per quanto riguarda gli insegnanti, il cui lavoro intanto non viene riconosciuto normalmente. Abbiamo appena depositato in Senato gli emendamenti di Azione al DL Sostegno. Il suo governo, Presidente, si è affermato nonostante l'ipocrisia di forze politiche che oggi sono intente ad applaudire. Da mesi insistiamo per una soluzione di alto profilo, sostenuta da un'ampia maggioranza. Per questo avrà la nostra fiducia convinta. Lei, Presidente, ha appena affermato che dobbiamo ribadire l'impegno come governi e parlamenti nazionali a costruire un'Europa che accolga i giovani e li formi come figli, non come riserva di lavoro spesso sottopagato. E si chiude l'era del fine processo mai, quella dello scaricare sul cittadino le inefficienze del sistema giustizia, quanto di più illiberare ci possa essere. Il casolare è ancora nella disponibilità del Comune di Cinisi e non finirà mai nelle mani della famiglia Badalamenti. Da 30 anni a Cassibile abbiamo visto susseguirsi degli insediamenti abusivi in cui dei lavoratori si spaccano la schiena nelle nostre campagne. Questi lavoratori avranno un luogo dignitoso in cui soggiornare. La crisi verticale del governo Scano era un avvenimento abbastanza prevedibile. È arrivato il momento di mettere mano a una riforma fiscale e Azione ha delle proposte serie e attuabili. La forza militare non ha valore in sé e non può mai costituire la soluzione di un problema geopolitico da sola. L'inizio di una seconda fase per Azione. Quello che vi presentiamo appunto è un piano per realizzare davvero la transizione ecologica in Italia. La politica si cambia col coraggio e se non hai coraggio non fai politica, fai accordi, che è un concetto molto diverso. E noi dobbiamo avere il coraggio, l'Italia seria che è maggioranza, deve avere il coraggio di alzarsi e dire: sapete cosa facciamo noi? Riempiamo le piazze. E sapete perché riempiamo le piazze? Perché lottiamo duramente. Da queste mobilitazioni rinasce l'idea dei giovani che possono fare politica e non come bandierine di una classe dirigente vecchia, ma come motore del cambiamento di questo paese.